Buongiorno a tutti, oggi ho il piacere di dialogare con l'amico Mauro Cattaneo, direttore della Compagnia delle Opere di Milano. Prima domanda, che cos'è la CDO oggi a Milano e in Italia? Allora, innanzitutto grazie mille dell'invito. CDO Milano è la realtà più grossa di Compagnia delle Opere a livello nazionale. Siamo un'associazione multisettoriale con circa più di 2000 soci. E all'interno dell'associazione lo scopo principale è quello di animare la partecipazione dei soci. Cosa vuol dire? Vuol dire che più un socio è attivo, più c'è la possibilità che venga aiutato nel suo lavoro quotidiano. L'associazione cerca, nel contesto di un anno di vita associativa, di dare degli spunti, degli stimoli, o con strumenti o con iniziative, per far sì che le persone si possano incontrare. Il target nostro è l'imprenditore o le prime linee manageriali, perché poi alla fine sono loro che prendono decisioni strategiche per l'impresa. Cosa fa CDO tra eventi, formazioni, organizzazione di incontri per l'imprenditore di oggi che è sovraccaricato da una complessità del mondo che corre sempre più velocemente? Hai perfettamente ragione. CDO cerca, è un tentativo come puoi immaginare, di creare dei piccoli momenti caratteristici. La vita dell'imprenditore è di corsa, come dici, però stiamo notando che c'è un'attenzione a riscoprire la relazione, il network, la ricerca delle buone relazioni. Ecco, noi cerchiamo, caratterizzando ovviamente questi momenti, di far sì che escano dall'impresa o dall'attività che stanno facendo per vedere un pezzettino in più della realtà che c'è intorno. E questo riesce a creare anche delle possibilità di business o possibilità di contatti che magari stando seduti in azienda non ci sono. Questo è lo scopo principale delle nostre iniziative. Quindi se l'obiettivo è favorire la relazione, favorire anche un pensiero strategico, un confronto tra imprenditori, quindi tra operatori anche di diversi settori, dei casi concreti che avete messo in campo per favorire questi incontri a cui potete invitare il nostro pubblico? Allora, abbiamo fatto alcuni incontri, diciamo, molto tematici. Per esempio abbiamo organizzato un corso di LinkedIn, che può sembrare banale oggi, ma in realtà abbiamo visto che esattamente. Abbiamo fatto 7 edizioni dalla fine dell'anno scorso. Adesso partiremo con una nuova edizione legata ai professionisti, avvocati e commercialisti. Abbiamo visto la partecipazione di più di 100 persone, per cui diciamo che abbiamo toccato tanti soci e anche non soci. A breve organizzeremo una bellissima iniziativa che è sul tema della comunicazione non verbale, tra l'altro dove sei protagonista, che ha riscosso quasi in maniera inaspettata invece un grandissimo interesse, probabilmente perché l'attenzione è quella anche spinta al tema della commercializzazione, del poter avere una negoziazione con gli altri più efficiente. Poi, queste sono caratteristiche, abbiamo fatto anche delle iniziative legate molto più semplicemente ad appuntamenti di network, pranzi o cene. Faccio un esempio: qua vicino in Missori abbiamo fatto un pranzo che ripetiamo ogni mese e mezzo con 80 imprenditori. Lo scopo è quello di pranzare insieme, conoscerci, confrontarci, poter creare buone relazioni. E così noi organizziamo tutto l'anno in zone diverse, abbiamo 8 delegazioni su Milano e l'animatore principale è sempre un imprenditore. CDO è strumentale a questa cosa. Mi viene da domandare che volto avrà CDO tra qualche anno? Allora, sicuramente, visti i dati che stiamo guardando, ci sarà ancora, e questa è diciamo una buona prospettiva. Poi ci stiamo rendendo conto che probabilmente il lavoro fatto l'anno scorso, quest'anno sta portando frutti, per cui stanno arrivando soci nuovi e stiamo anche incrementando rispetto alla base associativa. Questo mi permette di dire che probabilmente il lavoro singolo con l'imprenditore, quindi la relazione, il rapporto, fare bene le cose, poter costruire e dare possibilità anche di servizi, iniziative, possa portare nel tempo ad una base soci più ampia e quindi ad una ricchezza maggiore di condivisione tra tutti. Tra l'altro, a chiusura di un anno sociale, che per noi vuol dire luglio, faremo anche 2 di luglio la nostra cena associativa, dove contiamo di portare quasi 800 persone, per cui diciamo che è un grosso evento su Milano. Molto Siete bene. Tutti invitati, compreso te. Io ci sarò di sicuro, invito anche tutti voi anche ad andare a verificare le tante altre iniziative che CDO ha messo in campo
e di cui abbiamo iniziato a mostrare la punta dell'iceberg. Un abbraccio a tutti e alla prossima intervista.